Mi sono definito un attentato alla Costituzione, che non è non ha nulla a che vedere con un attentato alla Costituzione, anzi è proprio contro un attentato alla Costituzione, che è quello che da 2 anni a questa parte si sta verificando. Cosa significa? Invece, attentato alla Costituzione, mi sono messo in tenda per difendere la Costituzione in nome della Costituzione, ho appunto piantato una tenda di fronte alla mia scuola, al liceo nel quale insegno, e al tempo stesso sto effettuando uno sciopero della fame per agire contro la discriminazione degli studenti senza Green Pass, in generale la discriminazione dei giovani, perché vengono discriminati anche i giovani privi di Green Pass che non possono accedere agli impianti sportivi, che non possono accedere ai trasporti, quindi non possono muoversi, non possono andare al cinema lontano, in biblioteca lontano, ma a parte che non possono nemmeno entrare, essendo privi di Green Pass rafforzato, in questi luoghi pubblici. Dunque, no, queste norme restrittive del decreto legge stanno gravemente penalizzando una parte della nostra gioventù, tra i più piccoli anche una larga parte di bambini, di ragazzi, e questo è in flagranza di reato costituzionale, perché viola il principio fondamentale della uguaglianza, dell'uguaglianza in particolare per i giovani, rispetto ai giovani, nel godimento del diritto allo studio, nel godimento del diritto allo sport, ma è uno studio anche quello. Non a caso a scuola c'è una disciplina che si chiama educazione civica, adesso ha il nome pomposo di scienze motorie, ma e quindi anche allenarsi a calcio, a basket, a pallavolo, fare nuoto, anche questo è istruzione, è studio, diritto allo studio, cioè sono comunque acquisizioni conoscitive che fanno bene alla mente, che fanno bene al corpo, e dunque tutto questo, cioè queste restrizioni ovviamente sono un danno gravissimo che viene inflitto a migliaia, addirittura centinaia di migliaia di bambini, giovani, adolescenti, con conseguenze gravissime. Mi dica per favore in cosa consiste la sua azione non violenta, e quindi mi spieghi la questione dello sciopero della fame, in cosa consiste, come lo sta attuando, e mi spieghi per favore anche le sue non lezioni e lo sciopero bianco. Allora, comincio dall'inizio, e cioè quando appunto ho letto per la prima volta il testo del decreto legge 122, in particolare dell'articolo 4 che prevede la messa in DAD degli studenti privi di Green Pass, e quindi la discriminazione tra studenti con Green Pass rafforzato che possono seguire le lezioni in presenza, e invece studenti privi di Green Pass rafforzato, che quindi sono condannati, cioè condannati a seguire le lezioni a distanza, con ovviamente una chiara penalizzazione nella loro acquisizione conoscitiva. Allora, mi sono reso conto che sarei diventato esecutore, se avessi fatto finta di nulla, sarei diventato esecutore di questa discriminazione, quindi di una violazione della Costituzione, per cui ho decretato uno sciopero bianco, nel senso che mi sono rifiutato di proseguire nello svolgimento dell'attività didattica ordinaria, nello svolgimento dei programmi, e invece ho organizzato delle non lezioni sulla Costituzione, sul problema: questo decreto legge di gennaio è costituzionale o non è costituzionale? Poi, diciamo, questa mia forma di contestazione, ho aggiunto anche uno sciopero della fame. Perché? Perché di fronte alla indifferenza dei miei colleghi, della
quasi tutti i miei colleghi, per fortuna non tutti, ma anche della maggior parte dei genitori, degli studenti, ho sentito, no, l'esigenza di trovare, no, delle modalità per far comprendere la gravità di questa situazione, ovvero di questa violazione costituzionale, assumendo su di me il danno che, a mio parere, il governo, il Parlamento, con questo decreto legge ha inflitto, infligge a migliaia di studenti, proprio per esibire, ovvero io non mangio, quindi comunque danneggio il mio organismo, e vi mostro il danno, cerco di farvi capire che in questo modo, cioè, con quel decreto legge voi state facendo un danno ancora più grave, perché è un danno prima di tutto psichico, mentale, e in secondo luogo ai giovani. Io ormai ho 67 anni quasi, e quindi, ma un ragazzo di 14 anni, di 15 anni, è il nostro futuro, cioè questa società, prima ancora che questo Stato, cioè, nega il proprio futuro, sta uccidendo il proprio futuro. E poi naturalmente la fame. Perché la fame? Perché i docenti sospesi, perché non vogliono, come è loro diritto, vaccinarsi, perché anche questo è un diritto costituzionale, cioè il corpo è mio, la Costituzione garantisce l'autogestione individuale del proprio corpo, in particolare rispetto ai trattamenti sanitari, stabilisce che comunque un trattamento sanitario può essere obbligatorio solo per legge, ma la legge deve essere costituzionale, e in ogni caso non può non rispettare la dignità della persona umana. E allora è assolutamente legittimo che un individuo dica: no, questo vaccino per me non rispetta, l'obbligo di farlo non rispetta la mia dignità di persona. Quindi abbiamo dei docenti che, avendone piena facoltà costituzionale, non si vaccinano, e per questo sono sospesi. Docenti, lavoratori, non solo docenti, lavoratori sospesi dal loro lavoro, senza stipendio, e quindi ridotti alla fame. E dunque sto cercando di rendere più visibile, da un lato di essere solidale, pur avendo invece io per altri motivi scelto di vaccinarmi, anche se in modo sempre meno convinto. Anzi, se io non avessi dovuto insegnare, cioè, ovviamente non credo proprio mi sarei vaccinato. Ma perché? Perché ragionando su me stesso ritenevo che i danni sarebbero stati superiori ai benefici. Però l'ho fatto perché soprattutto io volevo continuare a insegnare, non volevo essere privato nell'ultimo anno del mio insegnamento prima della pensione, non volevo essere privato di questo piacere, e ma anche di questo dovere nei confronti delle giovani generazioni, cioè non volevo privare i miei studenti della continuità didattica e quindi poi del mio insegnamento. Però sono solidale con i colleghi in generale, i lavoratori che non hanno voluto vaccinarsi per motivi personali, e quindi sciopero della fame, perché anche loro sono alla fame. Grazie infinite, professor Tassi. Non abbiamo, purtroppo, non siamo partiti spiegando chi è lei e cosa insegna. Se per favore adesso... Io mi chiamo Saverio Mauro Tassi, insegno filosofia, storia ed educazione civica nel liceo scientifico Albert Einstein statale di Milano, e abito qui vicino. Ma adesso, per adesso, abito invece qui davanti, davanti alla mia scuola, in questa tenda. E infatti la scuola è proprio qua. Alle mie spalle. E ho dormito appunto tutte le ultime 11 notti in questa tenda. Grazie infinite, grazie per il suo lavoro e grazie per il suo impegno, grazie, civico e morale. Grazie. Grazie a lei.